Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sto morendo di caldo. Non riesco a spostare il ventilatore. Oh, ventilatore portatile in faccia. Cioè, ventilatore di qua, ventilatore di là, perché a Torino ti sta facendo un tempo scemo, completamente scemo. Se la luce andrà e verrà è perché non posso attaccare la lampada, se no penso che mi brucio la faccia e mi ricoverano. Però la corona ce l'ho sempre. Sto usando la luce naturale e quella dei neon. Vedete sopra la torcia, quella grande, io la chiamo torcia, ma non è una torcia, è una abat-jour molto potente, però non la uso perché solo penso che vada a fuoco. Già questa luce sopra mi sta facendo sudare, infatti ho allargato i capelli perché ho caldo. Già devo tenere questo fazzolettino perché è caldo, okay. Perché ho i ventilatori accesi e se mi becca la cervicale sto a casa un'altra settimana, non c'ho voglia. Scusate se me la sistemo con voi, ma purtroppo devo tenere questa schifezza. Allora, procediamo con il video, magari, che vi interessa di più delle mie sciagure. Allora, il pacco, nuovo unboxing, state felici, spero, immagino. Allora, c'è stato un problema con questo pacco, premetto. Allora, praticamente, sto pacco doveva arrivarmi a casa come tutti gli altri pacchi, giustamente, no? Non mi è arrivato a casa, mi è arrivato l'avviso di giacenza, ma l'avviso di giacenza non era nome mio, era nome di mia sorella, che mia sorella nemmeno vive con me. Al che mia sorella va. Scusatemi se la luce va a biere, perdonatemi, ma uso la luce naturale perché sono schiatto. Comunque, mia sorella va in posta e gli viene detto che il pacco non è suo, non può ritirarlo perché sul foglietto c'è scritto Savino Giulia, ma non poteva ritirarlo perché il pacco era nome mio, Savino Sara. Sì, ci chiamiamo così, se volete saperlo. Comunque, tanto, e boh, al che mia sorella fa, vai tu perché è più probabile che lo diano a te che a me. A mia sorella non l'hanno dato. Vado che sono a dire un'ora di coda interminabile. Vado e mi fa, ma sul foglietto c'è scritto Savino Giulia, sì, ho capito, è mia sorella, però hanno sbagliato anche perché mia sorella non vive con me. Comunque, tanti intrallazzi, alla fine hanno cambiato il nome sul fogliettino, virtualmente, e tanto la persona che poteva ritirarlo ero io. Ora, oblidiamo sempre visto che l'hanno stata, l'hanno scritto in caratteri cubitali, il mio indirizzo di casa, anche perché il mio indirizzo di casa, quello di mio padre, è quello di mia sorella, mio padre e mia sorella, il mio, sono uguali identici, cambia solo praticamente un numero civico. Quindi non devo evitare che anche mio padre si incazzi. Spero non ci sia scritto più niente. No, ci sono scritto qualcosa di strano, qualche nome. Ok, ci sono scritto il mio nome che vedo in Piemonte, tutti lo sapete. Perfetto, questo qua è il pacco. Che okay, ci farò anche una bella foto. Molto molto fashion. Momento foto, ecco, questo qua è il pacchetto. Ci hanno scritto 400.000 cose perché è stato rindirizzato anche. Ora lo spacchetterò con voi. Perché è fatto con la cacca, questo pacchetto. Si squarta in una maniera magnifica. Cosa ci sarà dentro? L'avevo già detto in un video, ma per chi non l'avesse visto, sentito, ve lo dico adesso. Allora, per il mio compleanno mi hanno regalato un vestito rosso che non è questo che indosso, questo è lo straccio che indosso per casa. E di là che sta adesso asciugando momentaneamente, sta sempre asciugare, che lo lavo spesso. È un vestito che avevo rosso a fascia, ovviamente l'ho preso anche di un altro colore, che avevo detto già in un video, forse non mi ricordo quale video, avevo detto che l'avrei preso di questo colore qua. E infatti è di questo colore. Sì. Spero che sia identico, a me pare identico, poi lo proverò. E questo qua è il vestito completamente stropicciato. Questo qua mi mette un video. Questo già profumo più dell'altro. L'hanno mantenuto già bene questo. Infatti ci ho messo più tempo. Mi è arrivato oggi che è 13. Dovrei arrivarmi tra il 15-19, quindi è arrivato prima, dai. Questo qua, come taglia, non c'è scritto niente. C'è scritto 16-19, ma è un XL che è un LXL. Ed è fatto così. Blu sgargiante. Poi vi farò anche il video haul se vorrete. Sono molto contenta. Vi farò poi magari una foto dove lo indosso. Un po', magari prima lo devo lavare e stirare un po'. Sembra enorme, ma è l'effetto che piace a me, che rimane stretto qua e poi va giù dritto. E poi è comodissimo. Penso che sia identico al lato perché lo sbuffo sopra è identico. Lo sotto dice l'etichettina. Tanto comunque so che mi va, quindi l'etichetta poi la toglierò. Lo metterò a bagno perché la prima volta non lo lavo mai in lavatrice, perché ho paura che si rovini. Però guardate, è bellissimo perché ero indecisa per prenderlo nero o scuro. E l'amica mi fa, siamo in estate, Sara, prenditelo blu. Cioè, blu e rosso, poi magari più avanti, se vuoi, per la sera, per
prendi un colore più scuro, tipo blu scuro, rosso, vino o tipo nero. Però il nero non arriva da questa casa, c'è da questo negozio, che è lo stesso che mi ha comprato la mia amica, che sarebbe questo qua. Royal Mail. Comunque, c'è proprio questo negozio qua. No collection, a parte questo, comunque dove viene venduto non è lo stesso di quello nero, quindi non so come potrebbe arrivarmi, potrebbe essere largo, stretto, brutto, e quindi mi affido sempre alla stessa casa, diciamo, sempre allo stesso negozio, e quindi se uscirà anche più scuro, mi prendono più scuro per la sera, anche se tanto comunque, cioè, se è sera, diciamo che questi qua sono vestiti, sono per tutti i giorni, adesso che fa caldo. Ad esempio, si potrebbe mettere perché in questi giorni ha fatto un gelo polare da giunembre, l'hanno chiamato tra giugno e novembre. Oggi fa di nuovo caldo, infatti sono mezza nuda. Infatti, stavo sudando, che sono andata in posta di tirare il mio pacco. Non sapevo che era il mio pacco. Adesso, poi, tanto comunque, ci farò la recensione. Profuma, stranamente l'altra puzzava. Vabbè, che era il periodo di quarantena. E quindi quando facevano i pacchetti magari erano lì da 40 anni. Invece questo stranamente non puzza. Infatti penso che lo leader se non una sciacquata veloce. E poi lo metto il sciolle a stendere. Guardate com'è bello, cioè proprio come le mie unghie. Cioè guardate com'è bello. Bello, sì. Sono molto contenta. Questo qua se non sbaglio l'ho pagato sui 15-16 euro più o meno. Perché cioè, non, penso che venga sui 10 euro il vestito e poi c'è la spedizione, come sempre, d'altronde. Però sono. È valido, devo dire che è valido ovviamente come vestito. Se volete vi lascio sotto il link di dove l'ho preso. È sempre nella mia lista di desideri Amazon. Se non sbaglio ce ne sono anche altri. Però se vorrete poi, se vi interessa, vi lascio proprio questo perché dipende. Io nella lista Amazon ho altri vestiti di altre case, produttrici, quindi può darsi che il vestito non sia lo stesso. Con questo qua vi lascerò piuttosto proprio il link dove l'ho comprato, tanto il link ce l'ho perché è tra i miei acquisti. Cioè sia così che rosso fuoco come questo qua che ho addosso, tipo. E il tessuto è fantastico, è leggero, va bene per l'estate secondo me. Contate che io lo metto adesso con sopra tipo delle camicette o comunque sempre sopra con qualcosa. Addirittura dopo avevo la felpa perché faceva freddo. Però mi piace com'è perché comunque è comodo per andare a mangiare fuori. Io ho usato l'altro, se non sbaglio, rosso, è comodo. L'unico problema è che se avete un grande seno che scende giù, però diciamo che basta mettersi una camicetta o comunque potete farci cucire delle bretelle se volete. Io ad esempio ne ho un altro molto simile però è nero, però il tessuto non è come questo, il tessuto questo qua è leggero, l'altro è tipo nylon, cioè solo prende fuoco. Quindi io questo qua proprio ci farò una bella recensione per sia questo qua che l'altro rosso, che non posso farla perché me l'hanno regalata, però dirò che mi è arrivato anche rosso come regalo e il tessuto è fantastico per l'estate, cioè è leggerissimo, non è trasparente. Mia figlia prima contraria, insomma, mi ha detto che mi si vede il culo, quindi è fantastico. L'unica cosa che dovete fare attenzione sono le cuciture, queste qua dentro. Non fate come me che nel lato vestito mi parte una cucitura e succede che questa parte qua diventa uno sbuffo poi, però non succede nulla, cioè non lo buttate nel cesso, mi è successo solo che un filo si è tirato. Per sbaglio perché mi si è intrappolato nel braccialetto quando lo toglievo e si è tolto un filo, quindi adesso c'è uno sbuffo davanti, però non succede nulla. Niente, questo qua è uno dei miei acquisti, poi vi farò vedere anche come mi sta. Ovviamente datemi il tempo di lavarlo perché io adoro il blu, cioè questo blu io lo adoro, davvero è bellissimo, infatti si vede. E il rosso ovviamente, però il blu poi col rosso risalta, con i capelli magari anche mossi o lisci con questo bellissimo vestito. Poi magari ci farò anche un video ASMR dove mi metterò questo qua perché voglio fare un video tipo Total Blue, una cosa del genere, se le unghie sempre terranno. Niente, ve lo consiglio, il prezzo dipende un po' da quel vestito che comprate, dal colore, varia un po', però comunque secondo me vale la pena. È vero che magari costa un po' di più dei classici vestiti che comprate in negozio, però è vero che non lo provate, però a me sta bene. Cioè, secondo me dipende che taglia portate di seno. Non è tanto quanto siete grassi o qua, perché tanto quello che deve tenervi è il seno. Io porto una quarta B e ho preso un XL, che veste una LXL. Se avete un seno più grande andate avanti con le X praticamente. Se avete un seno già che va da una terza, una L secondo me andrebbe bene. Se siete invece più minute, avete proprio il fisico proprio piccolo piccolo, andate sulla M anche S. Poi le altre taglie non so se esistano, perché non l'ho controllato. Niente, io vi saluto, che già questo video è durato abbastanza e ci vediamo al prossimo video. Guardatelo fino alla fine, se arrivate alla fine mettete hashtag blu oltremare.
perché è il mio colore preferito.